Una tra le più belle novità della Bohème in arrivo a Brindisi è il debutto assoluto nelle vesti di Mimì e di un soprano originario di San Vito dei Normanni, Angela Nisi. Buonasera. Buonasera. Un'attesa normale come tante altre o qualche batticuore in più? Qualche batticuore in più. È la prima volta che canto quest'opera e la prima volta che canto al Teatro Verdi. In realtà non è proprio la prima volta, avevo fatto uno spettacolo che derivava da un progetto del Conservatorio di Monopoli dove ho studiato ormai tanti anni fa, però la prima volta diciamo da professionista al Teatro Verdi, quindi è sicuramente un pubblico per me familiare, ci saranno molti amici che ovviamente aspettavano che venissi da queste parti da molto tempo e quindi è un doppio debutto e sicuramente l'emozione è tanta, sì. Musetta è un ruolo che ho interpretato diverse volte, tra cui anche al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino proprio lo scorso anno. E questo è un passaggio a questo ruolo che ho coltivato per molto tempo, desiderato per molto tempo, quindi è uno studio che ha avuto una sua maturazione insomma negli anni, ecco, è cresciuto con me, spero di essere all'altezza di portarlo qui. Per voi. Io amo moltissimo il repertorio della fine dell'Ottocento, del Novecento e sicuramente questo è un capolavoro assoluto, del resto è una delle opere più rappresentate al mondo e non a caso, insomma, insieme a Traviata, Carmen e a poche altre. Puccini insieme ai suoi librettisti ha avuto la grandissima capacità di condensare esattamente questo messaggio in un'opera che è ovviamente molto più breve, con una capacità emotiva di trasmissione incredibile e proprio il passaggio è evidentissimo nel quarto atto quando si passa da una scena di gioco tra i ragazzi all'impatto con la realtà e quindi con la morte che arriva con un accordo, quindi proprio come una mannaia direi. Sicuramente è uno dei momenti che colpisce di più il pubblico e colpisce anche tutti noi ogni volta che la mettiamo in scena. È una delle poche occasioni in cui si può ascoltare e vedere l'opera dal vivo in queste zone, perché sappiamo bene che in Puglia abbiamo molti teatri ma pochi in attività costante, e quindi approfittatene perché vedere un'opera dal vivo è sicuramente un'esperienza che non dimenticherete.